questo numero di AgriFood Magazine. Agricoltura, via libera dall'Unione Europea agli aiuti per i pannelli solari. Primo via libera dell'UE al nuovo sistema statistico per l'agricoltura. Vini di qualità, 25 milioni per la promozione. Confagricoltura, appello al governo per un cambio di rotta. La Commissione europea ha approvato il sostegno italiano da 1,2 miliardi di euro per gli investimenti del settore agricolo nei pannelli fotovoltaici. Il regime di aiuti contribuirà anche al conseguimento degli obiettivi strategici dell'Unione per il Green Deal europeo. Secondo la Commissione, questo provvedimento sosterrà anche lo sviluppo economico delle zone rurali italiane, mantenendo al minimo possibili distorsioni della concorrenza. Il sistema durerà fino al 30 giugno 2026 e mira a sostenere gli investimenti delle imprese agricole, agroalimentari e agroindustriali nell'uso delle energie rinnovabili, con il miglioramento della competitività del settore ed effetti positivi sul clima. Il sostegno concesso consisterà in sovvenzioni dirette fino al 90% dei costi di investimento, con dei massimali in funzione della capacità dell'impianto fotovoltaico. I beneficiari possono investire esclusivamente in capacità fotovoltaiche che non superino il loro fabbisogno energetico. La Commissione ha valutato il regime alla luce della disciplina degli aiuti di Stato, che consente ai Paesi membri di sostenere lo sviluppo di alcune attività economiche a determinate condizioni. Inoltre è stato accertato l'effetto di incentivazione della misura. I beneficiari non realizzerebbero gli stessi interventi in assenza dell'aiuto. Via libera dalla Commissione Agricoltura dell'Europarlamento alle nuove norme per le statistiche relative ai fattori di produzione agricole, tra cui i pesticidi. Con 30 voti favorevoli, un contrario e un'astensione, gli eurodeputati hanno adottato un accordo provvisorio, raggiunto con il Consiglio il 2 giugno, sul progetto di regolamento relativo alle statistiche sugli input e sui prodotti agricoli, che unifica la raccolta di dati agricoli nell'Unione Europea. I dati raccolti verranno utilizzati per valutare i progressi verso gli obiettivi della strategia Farm to Fork e dell'Unione Europea sulla biodiversità. Una volta incassato l'ok della plenaria, l'accordo prevede una rapida adozione di un regolamento di attuazione per la digitalizzazione dei dati, prerequisito fondamentale per l'applicazione delle nuove norme che riguardano statistiche su pesticidi, produzione animale e vegetale, prezzi agricoli e fertilizzanti. 25 milioni per i vini di qualità. È stato pubblicato sul sito del MIPAAF il decreto che contiene le modalità attuative per l'erogazione dei contributi al settore. È ora possibile passare alla fase operativa del provvedimento che mette a disposizione i fondi per la filiera vitivinicola. Risorse che contribuiranno a sostenere e promuovere il comparto, come sottolinea il sottosegretario Gianmarco Centinaio. I contributi sono concessi a sostegno di iniziative volte a sviluppare azioni di informazione, formazione e promozione per migliorare la conoscenza, favorire la divulgazione e sostenere lo sviluppo dei prodotti vitivinicoli, contraddistinti dal riconoscimento UE. Sono ammessi a presentare progetti per la realizzazione delle attività i consorzi di tutela riconosciuti e le associazioni temporanee tra i consorzi di tutela. La percentuale massima di contributo da erogare non supera il 90% delle spese ammissibili. I progetti dovranno avere un importo minimo pari a 100.000 euro. L'importo massimo di contributo per progetto approvato è pari a 500.000 euro. La realizzazione delle attività deve essere completata entro il 31 luglio 2023. La scadenza per la presentazione dei progetti è fissata all'8 settembre di quest'anno. Definire al più presto un modello agroalimentare insieme a tutta la filiera e valorizzare nei consessi internazionali la posizione italiana. È tempo di una politica globale per l'alimentazione. È l'appello lanciato al governo dal presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti nel corso dell'Assemblea Generale. Siamo al centro della tempesta perfetta, ha spiegato Giansanti. La guerra ha acuito i problemi della sicurezza alimentare e dell'emergenza climatica. Non possiamo più aspettare. L'agricoltura continua a fare la sua parte, ma senza politiche e strategie lungimiranti le imprese non reggeranno ancora a lungo. Il forte aumento dell'inflazione e dei costi di produzione, oltre all'inevitabile rialzo dei tassi di interesse, rischiano di innescare una fase recessiva, bloccando così la ripresa economica avviata lo scorso anno.
Per questo Giansanti chiede al premier Mario Draghi di ascoltare le imprese oltre che le parti sociali. Confagricoltura non vuole essere critica per natura ma costruttiva e sta chiedendo a tutte le forze del governo e anche alla minoranza di sedersi intorno a un tavolo per definire qual è il progetto di strategia per il paese per i prossimi 5 anni, perché altrimenti, aggiunge, la logica dell'urgenza e dell'emergenza ci soffoca.